sta terra di cui vi parlo, da per la rara dove so mare, e come vite d'incanto colmi, fai ci impazzire. Buongiorno, siamo in viaggio per Roma. Devo fare una scappatina per motivi lavorativi, quindi oggi vi raccomando, occhio sul territorio. Rientro stasera. E stanotte abbiamo chiuso il manuale dell'aspirante amministratore municipale, che ora manderemo in stampa. E spero domenica di consegnarlo a tutti i candidati al Consiglio Comunale e alle circoscrizioni. Questo è il mio obiettivo, per come avevo già promesso, e la prossima settimana faremo un approfondimento in uno dei nostri incontri formativi, anzi già questo giovedì faremo il secondo incontro formativo con i nostri candidati, perché quello che ho detto a tutti, indistintamente dal risultato elettorale, questa è una competizione, come tutte le competizioni, che per quanto riguarda l'esperienza svolta sul campo, a ognuno lascerà qualcosa di importante. E quindi spiegheremo anche non solo quelle che sono i classici approcci nelle campagne elettorali, anche il modo di porgersi per la ricerca del voto. Spiegheremo come funziona un palazzo municipale. Questo è un bignamino, quello che ho revisionato stanotte, l'avevo scritto per le elezioni è stato aprile del 2018, in occasione delle elezioni amministrative di Messina, che mi ha visto poi protagonista per quanto riguarda quella
magica campagna elettorale, ma che questa vi assicuro che sarà ancora più magica. In quell'occasione ho scritto questo bignamino, circa 100 pagine, niente di scientifico, ma una sintesi chiara per i non addetti ai lavori, dove si spiega sostanzialmente quello che neanche tanti asini volanti che sono presenti in Consiglio Comunale conoscono, cioè la differenza tra la Giunta e il Consiglio Comunale, la differenza tra una delibera, una determina, come funziona sostanzialmente un palazzo municipale. Cos'è il bilancio? Tanti asini volanti lo confondono con la bilancia, quella che si usava una volta anche nelle cosiddette putie o botteghe di quartiere. E questo è il lavoro che ho finito, così lo consegniamo per la stampa. Nel frattempo Federico ha già anche completato la revisione, l'aggiornamento del nostro programma, perché noi, a differenza degli altri, il programma ce l'abbiamo. Voglio sempre ricordare il programma Messina bella, protagonista e produttiva, e il buon Federico gli ha aggiunto andiamo avanti, perché si va avanti appunto con quello che è il programma della Giunta De Luca, quindi prosecuzione, e si va anche oltre De Luca. Questo è il nostro ragionamento, quindi noi stiamo solo facendo una revisionata e Federico si sta anche organizzando ora per un confronto complessivo con gli ordini professionali, le organizzazioni sindacali, le organizzazioni dei datori di lavoro e delle imprese e della industria. Nel frattempo continuiamo ad assistere alla vergogna delle vergogne a Palermo. Come vedete, altri scontri in aula. D'altronde, di fronte a un bilancio farlocco viene anche difficile ormai fare l'ultima quadra, e mentre la Sicilia va sempre più continuando a sprofondare, addirittura qualcuno ieri mi ha mandato un post, vorrei vedere ora dove cavolo è, un post di Croce, Maurizio Croce, pare che abbia fatto un post dove ha messo in evidenza una cosa che andrebbe ovviamente rivolta al suo datore di lavoro Musumeci e prima anche a Crocetta. Cioè, come fa un personaggio, quasi ovviamente alle balordaggini politiche. Vediamo chi cavolo me l'ha mandato, io non me lo ricordo, questo post dove si mette in evidenza una cosa semplice, che la regione siciliana è l'ultima regione in termini di occupazione. È l'ultima regione non italiana, europea, cioè nell'ambito dell'Unione Europea noi siamo i più sgarrupati. Vediamo chi me lo rimanda, di chi mi ascolta, se mi rimanda questo post che ieri qualche sostenitore o sostenitrice me lo ha girato, e io sono rimasto basito. Quindi, mentre parlo, se qualcuno così me lo può mandare, così lo leggiamo direttamente. Mentre ci siamo anche ritrovati, quindi fatemi avere questo post che ha fatto il buon Maurizio Croce, dove mette in evidenza che la Sicilia è l'ultima in Europa in termini di occupazione. Vorrei ricordare a tutti che Maurizio Croce è stato assessore regionale della Giunta Crocetta, questo quindi centrosinistra, poi da buona mignotta politica è transitato nel centrodestra, diventando l'uomo di fiducia di Nello Musumeci per quanto riguarda il ruolo di soggetto attuatore per quanto riguarda il contrasto al dissesto idrogeologico, dal quale ruolo ancora non si è dimesso. Ribadisco, io lo dico chiaramente, in questo momento per me Maurizio Croce è un ladro politico, perché viva Roma, sta a Messina e viene pagato 300.000 euro, ci costa 300.000 euro lorde l'anno, in un mese, questo che è già qui, che fa campagna elettorale,
col suo amico genovese ci è costato 25.000 euro e non sappiamo cosa ha fatto in un mese. Questo per ribadire sempre il concetto con quali personaggi abbiamo a che fare. Fanno i prepotentelli, fate pure, ma non vi preoccupate che ormai siamo tutti organizzati per reagire anche nel modo classico e dire sempre vi damo di gozzo e di cundare. Mentre ci arriva questo post, vediamo chi è che ce lo manda nel frattempo, un altro post mi è stato segnalato che è una meraviglia. Ecco, allora, vediamo. Questo è invece di Ciccio Racina, che è una meraviglia questo post qua. Ciccio Racina, oh, vediamo qua, pare si è svegliata pure Valeria Brancato. Valeria, mi devi mandare però la fotografia del post. Strano che Valeria alle 7:30 sbiglia. Oh, voglio solo il post. Lavoro a Messina, serve uno shock. Questo sarebbe il titolo del post, no, la foto voglio pure. E il buon Croce, quindi, che è sicuramente molto più responsabile di me per quella che è stata la situazione della Sicilia, e quindi rivolge a se stesso quella che è ovviamente un'osservazione, che hanno governato talmente bene da far scappare giovani e soprattutto da rendere ancora in condizione più pericolosa la Sicilia. Vabbè Valeria, quando ti spigli buona il carburi e mi mandi la foto di questo post, ne parliamo. Nel frattempo vediamo invece Ciccio Racina, che ha fatto un post meraviglioso, eccolo qua. Allora, questo di Ciccio Racina è meraviglioso. Voi sapete chi è Ciccio Racina? Vediamo se capite chi è Ciccio Racina. Oh, forza, sentiamo, vediamo chi è che ci dice chi è Ciccio Racina. Oh, ecco qua. Fa riferimento a che cosa? A quella che è una coalizione che viene creata con il PD, e questo post lo rilancia anche Franco De Domenico. È un post del Movimento 5 Stelle, eccolo qui, vediamo anche qui chi è che mi manda un attimino l'originale, quello di Ciccio Racina, eccolo qua, l'originale ce l'abbiamo. Oh. Cosa ha detto Ciccio Racina a Malalingua l'ultima volta che ci è andato? Ma avete capito chi è Ciccio Racina, sì o no? Allora vediamo chi è che indovina. Io non ve lo dico intanto, nel frattempo vi dico però che cosa ha dichiarato. Allora, Antonio Giovanna Patti dice Francesco Tuva, bravo. E lo sapete perché io chiamavo Ciccio Racina? Vediamo chi è che scopre perché lo chiamavano Ciccio Racina, perché c'è un motivo, ed effettivamente il suo andamento politico non c'è ragionamento migliore che possa calzare come definizione. Allora, vediamo chi scopre perché Ciccio Racina. Oh, allora, diamo un po' di evidenza a questo post di Ciccio Racina. Allora, mi è scappato da buca, ecco, però Ciccio Racina, Duva, vabbè, ci siamo. Francesco Duva, l'onorevole a 5 Stelle. Spiegate ora perché viene detto Ciccio Racina. Poi ve lo dico io. Intanto vi dico cosa ha scritto, cosa ha detto a Malalingua. Il primo cittadino intimidiva i cittadini. Avete capito? Io intimidivo i cittadini. Odio sociale molto forte, 5 Stelle non hanno mai attaccato in maniera forte così. Voglio una città di tutti e lo slogan dei 5 Stelle. Allora, i 5 Stelle nascono sui vaffanculo e sulle volgarità di tale Grillo. E il primo Ciccio Duva, Francesco Duva e gli altri, sono figli esattamente di questa logica. Sono figli così, senza arte né parte, perché sono stati eletti con la cosiddetta ventata della bandierina. Quindi le intimidazioni dei 5 Stelle non erano intimidazioni, era una vera e propria guerriglia. Ancora Francesco Duva non ha chiesto scusa per le sue liste di proscrizione, per le sue liste degli impresentabili. Cioè, voi che avete sempre usato la doppia morale,
e che avete fatto veramente come kamikaze. Da questo punto di vista avete attaccato in continuazione l'avversario, denigrandolo e delegittimandolo. Ora fate anche la riflessione dell'intimidazione, ma se dell'intimidazione avete fatto una scuola, ne avete fatto una scuola, siete la vergogna delle vergogne, ci sotto i capelli niente, perché non avete niente. Infatti sarei curioso di capire Ciccio Racina quanto preferenze prenderebbe al Consiglio Comunale. Ma perché non te cambi? Sarebbe bello vedere tutti questi leader o presunti tali di centrosinistra, tutti candidati uno a uno al Consiglio Comunale, a fianco dei consiglieri comunali. Vediamo se venite eletti. Avanti. Forza. Oh, qual è questo post meraviglioso? Oh, che ha pure sfondato. Ecco qua. Cosa dice in questo post? Dice, non è la nostra alleanza dell'ultimo minuto, ma è un percorso molto lungo. Sì, effettivamente la crociata della caccia all'uomo contro il sindaco De Luca l'avete fatta già da 3 anni. Da 3 anni, cari miei. E quindi è talmente lungo che ancora non hanno scelto un solo assessore. Cioè, è talmente improvvisata questa alleanza che ancora non hanno avuto la capacità di scegliere un solo assessore, uno che sia uno. Pensate un po', la coalizione di centrosinistra è in queste condizioni, anche perché noi non vediamo l'ora di vedere la designazione di Valentina Zafarana a vice sindaco. Ah, noi siamo per Valentina. Valentina, scendi in campo. Scendi in campo anche tu e candidati pure tu, e dillo anche a quello che si atteggia statista, che di buona solo il cognome. Allora, di chi candidarsi vuole? Candidatevi tutti nelle liste. Questa potrebbe essere interessante per vedere ancora quanto la gente vi segue. Sarebbe interessante. Quindi vi lancio questa, tra virgolette, piccola provocazione. Perché lo chiamavano e ancora lo chiamano Ciccio Racina? Perché, oh, come sto spiegando Ciccio Racina, se n'è andata la linea. Pare che questi attacchi a 5 Stelle comunque sono incredibili. L'uva a Racino, sapete che è l'uva, no? Oh, l'uva si c'è ad un pennole. C'ha dei grappoli, no? Da un lato e dall'altro, e quindi può pendere da un lato e dall'altro. Ecco, la coerenza dell'onorevole Francesco Dua è questo: il non penne, quindi va sempre contestualmente da un lato e dall'altro, da un lato e dall'altro. Non esiste la posizione netta. Penne una volta da un lato, come ci conviene, va, ecco cosa significa Ciccio Racina. Certo. Se facessi un bel facsimile con scritto detto Ciccio Racina, secondo me spunna. Voi che dite? E glielo do come suggerimento. Vi raccomando, cerchiamo ora di organizzarci. Oggi dovremmo anche chiudere le liste. Federico sta per chiudere anche le liste. Per quanto riguarda la lista Mai più baracche, quella tanta adorata da Franco De Domenico, ha cercato di metterci la pezza sempre peggio, perché dice lui: io non parlavo mai, non ho fatto mai ragionamento a livello personale, non mi facevo riferimento alle singole persone. Peccato che curriculum, quando si parla di curriculum, è che cosa? La storia di ogni persona. Lui c'ha i candidati con il curriculum particolare, io rispetto i candidati di tutti i candidati a sindaco, parliamoci chiaramente, su questo non ci sono dubbi, ma non accetto e non posso accettare che un presunto leader che è stato eletto al Parlamento siciliano in violazione di legge, un soggetto che ha usato i ruoli per intimidire, questo sì, obiettivamente si permetta di parlare di curriculum, perché chi fa le intimidazioni politiche poi ne paga le conseguenze, perché un giudice ne accerta anche la circostanza, deve stare zitto, non si deve permettere di entrare nel merito di ciò che hanno nel DNA gli altri candidati. Certo, non sono baroni come il barone di Corleone, il suo padrone politico,
gente semplice, gente umile che dalla politica è stata purtroppo sempre utilizzata e sfruttata, e ora si sono organizzati e mi vidugnano di cozzo e di curdaro, e questo lo so che vi dà fastidio, e perché è la prima volta che i baraccati si stanno organizzando per essere protagonisti e non più sudditi. Ecco, io ho chiesto semplicemente questo ai baraccati e agli ex baraccati: organizziamoci per essere protagonisti, e domenica li vedrete a Piazza Duomo. Oggi spero che arrivino queste due ultime candidature. Mi pare che per la lista, ultima lista, gli amici di Basile ne manchino tre, però ormai ci siamo, abbiamo fissato anche, Federica ha fissato anche già la data della presentazione alla stampa. Comunque l'appuntamento è domenica alle ore 18.30, questo vale per tutti i candidati e le candidate, già alle 18.30 Piazza Duomo, perché presenteremo alla città tutte le liste, quindi tutte le liste al Consiglio Comunale, tutte le liste alle municipalità. Federico Basile domenica apre la nostra campagna elettorale. Vi vogliamo tutti in piazza. Ci saranno anche domenica delle band che ci accompagneranno. Sono stati bravissimi, li voglio ringraziare per l'1° maggio, grazie di vero cuore, hanno suonato, lo voglio dire gratuitamente, è stato un omaggio che hanno fatto, e quindi dico a loro grazie, e ci saranno altre esibizioni anche in questa domenica, proprio per su quella che ormai è l'impostazione che abbiamo dato del comizio concerto, è anche un modo diverso, più, come dico, sereno per stare assieme. Quindi vi raccomando, candidati e candidate, ci serve qui ora lo sforzo finale per completare la raccolta firme delle nostre liste, e lo dico principalmente ai candidati e alle candidate: è inutile che cercate voti, è inutile, prima bisogna cercare le firme. Se non ci sono le firme, le liste non si possono presentare. Quindi, siccome il compito principale dei candidati e delle candidate è questo, allora stiamo facendo la cosiddetta volata finale. Sabato e domenica a Piazza Duomo abbiamo i nostri accettatori e coloro che autenticatori delle firme, ci sono i consiglieri comunali, vi aspettiamo lì, per favore, lo dico a tutta la città. Tenete conto che per presentare una lista comune ci vogliono minimo 700 firme, per essere tranquilli, stiamo raccogliendo 750, perché poi di queste 750 si fanno i certificati elettorali e si vede da lì chi ha firmato altre liste, perché si può firmare solo una lista al Consiglio Comunale e solo una lista alla circoscrizione, al quartiere. Quindi chi firma al comune può firmare al quartiere per un'altra lista. Questo tenetelo presente. Inizieremo sabato, questo sabato. Quindi appello non solo ai consiglieri, ai candidati, ma a tutti: venite a firmare le nostre liste a Piazza Duomo dalle 9 in poi fino alle 22. Sabato grande maratona, domenica stessa identica cosa. Noi per domenica a mezzanotte abbiamo la necessità di chiudere la raccolta firme, perché da lunedì bisogna presentare alla segreteria del comune, anzi all'ufficio elettorale, tutte le firme raccolte per fare i certificati. Vi rendete conto quanto lavoro c'è? Ecco perché la fretta pure. Cioè, sono già 9 liste, voi vi immaginate, significa già 7.000 firme solo per il Consiglio Comunale. Sono poi circa 25, se non ricordo male, 22 liste per le circoscrizioni. Anche lì ci vogliono 350 firme, quindi abbiamo bisogno di aiuto in questo momento, proprio per cercare di
chiudere questa fase organizzativa. Quindi dateci una mano proprio per velocizzare tutto. Ecco qua, ben alzata Valeria, ecco qua, guardate che meraviglia. Lavoro, a Messina serve uno shock, perché non basta Franco Antonio Genovese che fanno quella l'assunzione a un mese, a 15 giorni, a due mesi, no? No, guardate qua. Dalla formazione professionale ora ad altri tipi di assunzioni, che belli. Maurizio Croce, candidato di Franco Antonio Genovese, dice proprio questo. Ma uno che ha fatto, ripeto, quasi 5 anni l'assessore regionale, che è soggetto attuatore per quanto riguarda tutte le risorse della per il contrasto al dissesto idrogeologico, che continua a giocare con la politica e lascia ferme le risorse, perché le cose vanno a rilento, e di questo ne parleremo bene. Non vanno a rilento tranne le risorse destinate ad Ambelia, lì tutto veloce, come gli autobus dell'Aste che sono stati messi a disposizione per la manifestazione di Ambelia. Chiama il presidente, mi servono 10 autobus, non è che chiamava lui, chiamava sempre là il suo segretario particolare, quello gli portava i pezzini per le assunzioni a Tafuri, avete capito? Perché così Musumeci agisce sempre tramite i suoi uomini. Lui entra nella palude ma non prende mai la malaria, cioè fa pigliare all'Auge, avete capito? Ecco qua, lavoro, a Messina serve uno shock. Lo shock è che se ne devono andare la banda bassotti politica come te, caro Croce. Oggi l'unica definizione che possiamo dare di te è mignotta politica, da destra passi a sinistra e viceversa. Questo è ciò che sai fare per bene. E quindi ovviamente la dignità la stiamo restituendo noi a messinesi. Tu continua a stare a Roma, che forse da questo punto di vista ci dai veramente grande dignità, perché qui siamo veramente al paradosso. Al paradosso, è come una, come se fosse una sorta di sindrome di Stoccolma all'inverso. I soggetti responsabili dello sfascio oggi gridano allo sfascio. Poi mi hanno detto che Croce pare che abbia detto, ma questo lo verifichiamo in una trasmissione, che io non avrei fatto niente per i disabili. Non so, lo sto dicendo a voi, vi risulta che abbia detto una cosa del genere? Cioè, queste sono affermazioni da topo Gigio, però non è che, perché obiettivamente solo così uno le può definire. Cioè, se effettivamente ha detto una cosa del genere, obiettivamente queste sono affermazioni da topo Gigio. Quindi io aspetto di avere conferma. Valeria, informati per cortesia, visto che ci stai seguendo. La telefonata Tafuri Musumeci, che è sta telefonata Tafuri Musumeci? Il telefono di Tafuri era sotto intercettazione ed è stata registrata anche la telefonata in entrata del 1 febbraio 2020. A chiamare è Musumeci. Tafuri domanda: hai bisogno, suppongo, quindi di un servizio che faccio cosa? Aeroporto Catania, destinazione? Musumeci lo interrompe dicendo che Scordia è già servita dalla compagnia privata SAIS, dunque il problema è da Scordia ad Ambelia, sono 3 chilometri, ma sono 3 chilometri privi di servizi, quindi ci vogliono 5 pullman per il venerdì 5, per il sabato e 10 per la domenica. Ma chi è? A lista da spesa? Ma che mi mandaste, Valeria? Sono le intercettazioni telefoniche che mettono in evidenza come Musumeci utilizzasse Tafuri come una cosa privata. Chiamo, mi servono 6 autobus, mi servono 6 assunzioni. Così funzionava. E vabbè, è però la cosa, c'è il lavoro per i magistrati da questo punto di vista. E allora, quello che stavo dicendo, signori, quello che vi raccomando è
fate attenzione a quello che dice, perché ogni falsità che dirà Maurizio Croce noi glielo diciamo, sono affermazioni da topo Gigio. Anzi, siccome Fesseria pare che ne dice ogni giorno, mi fate la cortesia, mi fate allora mi recapitate in segreteria e mi fate un regalo. Anzi, vediamo chi oggi mi fa recapitare, un bel topo Gigio bello, me lo fate avere per cortesia, così ogni tanto ci facciamo fare compagnia per le dirette. Allora, vediamo chi mi manda il topo Gigio più bello. Ok? Un bel topo Gigio. Così quando sentiamo Fesserie chiamiamo topo Gigio. Va bene? Allora, vi saluto che ora devo sto per arrivare all'aeroporto. Vi raccomando, ci vediamo domenica in piazza. Intanto, quello che è fondamentale è completare la raccolta delle firme. Quindi dateci una mano. Oggi, dalle 13 alle 15, ci sarà in segreteria, ma qui si occuperanno solo i candidati della lista Basile Sindaco. Ci sarà nella segreteria il notaio per completare la raccolta firme di Basile Sindaco. Dalle 13 alle 15:30, se non ricordo male, mancano lì solo 150 firme. Puntiamo a chiudere realmente spallata finale, raccolta firme sabato e domenica. Quindi per favore organizzatevi per bene, lo dico dai candidati, intanto tutti e lo dico anche ai singoli cittadini, sostenitori, elettori, dateci una mano. Sabato dalle 9 in poi fino alle 22 e eventualmente si proseguirà anche oltre, raccolta firme. Anzi, non escludo che questo sabato eventualmente ci spostiamo poi in altri luoghi pure la sera per completare la raccolta delle firme sabato e domenica. Va bene? Un caro saluto e vi raccomando, occhio, oggi sono a Roma, quindi guardateci le spalle. Poi un bacio.